Bene, mi faccio un bel selfie. 1, 2, 3. Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram sono tutti strumenti oggi strausati da un sacco di gente. Pensate, 28 milioni le persone attive sui social media e più di 24 milioni vi accedono tramite lo smartphone. L'anno scorso, per esempio, erano 22 milioni. Per quanto riguarda le piattaforme social, Facebook oggi è lo strumento più utilizzato in Italia, 33%. Al secondo posto c'è WhatsApp e al terzo Facebook Messenger. Anche il social fotografico per eccellenza Instagram, che a me piace molto, ha registrato un incredibile aumento, passando da una percentuale del 6% a quella del 12%. Oggi in genere la gente usa i social per tre cose: cagnolini, gattini, cavolate della propria vita, oppure vado a vedere cosa fanno gli amici, chi si è sposato, dove è andato di casa, dove è andato in vacanza, oppure, citando Nanni Moretti in Ecce Bombo, quel bellissimo film, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio cose. Ci sono tre grandi errori che facciamo quando usiamo i social. Il primo è quello di pensare che dobbiamo essere su tutti i social, per cui mi faccio un profilo su ciascuno dei social che conosco. Ne arriva uno nuovo, faccio il profilo anche su quello. Il secondo è pensare che tutti i social siano più o meno simili. Invece no, hanno tutti funzioni diverse. Un social non è uguale all'altro. Terzo, pensare che basta postare così qualcosa ogni tanto quando mi capita su uno dei social. Certo, se tu vuoi un uso da gattini, va bene, ma se vuoi un utilizzo efficace per promuovere te stesso, il tuo brand, quello che stai facendo, allora devi avere una strategia social. Come farla? Perché farla? Come gestirla? Questo è il corso che faccio per te. E fatti sto selfie. Ricorda, la sfida non deve essere come usare bene la rete, come spesso si crede, ma come vivere bene al tempo della rete.